Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi voglio farvi vedere un gioco veramente veramente figo da un vecchio principio che avevo letto ancora un sacco di tempo fa su uno dei volumi del Carl Fulv, che ho utilizzato e riadattato per creare un effetto. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere il gioco. Bene ragazzi, allora per prima cosa chiederemo allo spettatore di fermarci in qualsiasi punto dove vuole, noi le passeremo così le carte e lo spettatore ci dirà stop. E quello che andremo a fare sarà prelevare 8 carte. Ma intanto chiederemo, ci ferma dove vuole e andremo a prendere appunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto chiederemo allo spettatore, se magari non si fida, se vuole tagliare tutte le volte che vuole, quante volte vuole. E chiederemo a un certo punto di prendere la prima carta e passarla sul fondo. E quella dopo la scarta. E va avanti così fin tanto che rimangono 2 carte in mano, una per terra sul tavolo, una sotto, una sul tavolo, una sotto, una tavolo, una sotto, una sul tavolo, fin tanto che rimangono 2 carte in mano. A questo punto chiederemo allo spettatore di guardare le sue carte e di creare una carta data dal valore del numero più piccolo delle carte che ha in mano e dal seme della carta più alta che ha in mano. Nel nostro caso la carta più piccola è un 6, la carta più alta è un jack di cuori, quindi sarà il 6 di cuori. Siete d'accordo con me che il mazzo è stato mescolato? Io ho passato le carte, lui mi ha detto stop dove voleva, abbiamo prelevato 8 carte, tra l'altro le ha anche tagliate e mescolate come voleva lui, e a un certo punto siamo capitati su queste 2 carte e ha formato un 6 di cuori, che è totalmente casuale, perché una carta in più e una carta in meno avrebbe tagliato in maniera diversa e sarebbe cambiato tutto. Eppure io ancora prima di iniziare il gioco, qui avevo lasciato una previsione, e non una carta qualsiasi, ma proprio il 6 di cuore. Allora ragazzi, andiamo a vedere come si fa questo effetto. Secondo me è veramente, veramente figo. Allora, partiamo dal fatto che, molto semplice, abbiamo... Io ho utilizzato un mazzo con una carta girata, ma potremmo anche scrivere su un fogliettino di carta 6 di cuori, o comunque qualsiasi carta, adesso vi spiegherò come funziona il principio, dove potete anche utilizzarlo per creare magari altri effetti, altre routine. Diciamo che io la mia predizione l'ho messa il 6 di cuori girato di faccia, non ho detto niente e ho lasciato un mazzo qua in disparte. Allora, quello che dovremo fare sarà, nel mio caso ho forzato il 6 di cuori, ma potrete forzare qualsiasi carta una volta che avete capito il metodo. Nel mio caso prelevo tutti i 6 e prelevo 4 carte di cuori che abbiano però valore più alto del 6, quindi dal 7 a salire. Quindi potrei essere il jack, re e 8 ad esempio. Allora, quello che dovremo fare noi sarà forzare queste 8 carte. Io le ho forzate semplicemente avendo utilizzato io il jack di cuori, che è una carta più corta, quindi vedete che messe vicine è tipo un millimetro più corta, e questo mi permette, utilizzando un dribble, di fermarmi esattamente al jack di cuori. Così, o anche posso fare così. Vedete che mi fermerò sempre al jack di cuori. Quindi combinando un po' il timing col dribble, adesso ce l'ho in cima, quindi se lo metto in centro, supponiamo, chiede allo spettatore dimmi stop, stop, e si ferma esattamente al taglio. Quindi una volta che abbiamo forzato queste 8 carte, però ripeto, ci sono vari modi, e avendo lo spettatore senza utilizzare carte corte potremo semplicemente, una volta che abbiamo magari mescolato il mazzo mantenendo invariate le prime 8 carte, possiamo semplicemente dire guarda, ti chiedo di tagliare il mazzo dove vuoi e facciamo una forzatura a croce. Le lasciamo qui un attimo e intanto spieghiamo allo spettatore cosa andremo a fare. Quindi la parentesi, diciamo, di dimenticanza, causa-effetto, sarà comunque allungata. A un certo punto chiederemo, quindi, vai a prendere 8 carte dal punto in cui hai tagliato. E alla fine non farà nient'altro che prendere le 8 carte che avevamo sistemate in cima fin dal principio. Quindi una volta che abbiamo forzato queste 8 carte, non è importante l'ordine, l'importante è che siano separati i 4 6 dalle 4 carte di cuori, che mi raccomando devono essere di valore più grande del 6. A questo punto lo spettatore può veramente tagliare tutte le volte che vuole, basta che non, ho fatto danni qua, basta che non mescoli,
E a un certo punto, quando si ferma, chiederemo di passare la prima carta sotto e una alla scarta. Sotto, scarta, sotto, scarta, sotto, scarta, sotto, scarta, sotto, scarta, fino a rimanere con due carte. E rimarrà sempre con un 6 e una carta di cuori, avendo i 4 6 e 4 carte di cuori. E chiederemo allo spettatore semplicemente di creare una carta dove la carta del valore più basso darà il numero della carta scelta e la carta più alta darà il seme. Nel nostro caso, appunto, sarà sempre il 6 di cuore. Infatti, possiamo provare a rifarlo. Vedete che a prescindere, basta che siano 4, 6 e 4 carte di cuori, posso tagliare tutte le volte che voglio e passare sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, 6 di cuori. Quindi capite che semplicemente abbiamo forzato il 6 di cuori e a questo punto non ci resta che, dopo aver ricapitolato quello che è successo per creare comunque un po' il caos e deviare un po' il ricordo dello spettatore di quello che è successo, diciamo, ricordi che hai mescolato, hai tagliato, eccetera, 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 eppure io qua avevo fatto una predizione fin dal principio e non era una carta qualsiasi, ma era proprio il 6 di cuori. Quindi, recap velocissimo. Noi abbiamo utilizzato il 6 di cuori, ma viene da sé che qualsiasi carta volete forzare non cambia. Se dovete forzare il 4 di picche, prenderete i 4-4 e 4 carte di picche del valore più alto del 4. Ok? Imparate a capire il principio. Quindi 4 carte numeriche uguali, che sarà il valore della carta che vogliamo forzare. 4 carte del seme uguale del seme che vorremmo forzare. A questo punto, mettendo 4 e 4, indifferente l'ordine, tanto dopo viene tagliato tutte le volte che vuoi, mi raccomando, tagliato e non mescolato, a questo punto sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, sotto, giù, e vedrete che sempre avremo la carta più bassa, 6, col seme di cuori. Quindi, facilissimo, forzo le 8 carte, prendo le posso tagliare quante volte voglio, passo prima sotto, poi giù, fino a rimanere con due carte, e sarà sempre la carta del valore più piccolo col seme della carta più grande, la carta che noi vorremmo forzare. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuto questo effetto. Come sempre, se ancora non avete fatto, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciate un bel pollicione, un commento. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio e un abbraccio. Ciao ragazzi!